Sono iniziati questa mattina gli screening presso alcune scuole medie di Pescara. Noi siamo al comprensivo 6, alla scuola Benedetto Croce della zona Pineta. Siamo con il dirigente scolastico. Professoressa, come stanno andando questi screening? Bene, da questa mattina alle 8:20 abbiamo iniziato sia per gli alunni della scuola media Croce che per tutto il personale scolastico, docenti e personale ATA di tutto l'istituto. E siamo partiti chiaramente con l'intento di monitorare per poter contenere e per poter dare il meglio in ogni occasione, quindi in questa situazione il meglio è conoscere per poi evidentemente attivare le strategie utili. Avete organizzato tutto davvero a puntino, ingressi ed uscite separate per alunni, per genitori e per insegnanti? Sì, abbiamo organizzato all'interno della palestra con ingressi e uscite distinti per gli alunni e per il personale scolastico, pertanto si evita il più possibile di avere, come dire, commistioni in una situazione, in questa giornata particolare. Tra l'altro questa zona poi domani verrà, come mi diceva prima, verrà sanificata. Di nuovo sanificata, sì, perché abbiamo sotto il periodo di sospensione delle lezioni, abbiamo operato per la sanificazione di tutti i plessi e quindi anche della palestra lunedì e domani faremo nuovamente la sanificazione. Come stanno reagendo i ragazzi? E professoressa, è un anno che diciamo si va avanti con questa pandemia, molti giorni di scuola sono stati persi, questo a livello proprio scolastico della preparazione del ragazzo cosa vuol dire? È chiaro che l'intento è quello di ripartire il prima possibile in modo, come dire, nel rispetto della situazione. E poi la didattica digitale ha insegnato anche altro, ma è chiaro che la prospettiva è quella di ritornare alla quotidianità in presenza. I bambini e i ragazzi tutti sono bravissimi, sono capaci di essere i primi recettivi veramente nei confronti del cambiamento. Diciamo che sono veramente resilienti e sono coloro che danno forse l'insegnamento agli adulti.